combinate, ragazzi? Ma cosa combinate? Cosa combinate? Cosa combinate? Senti qua anche il hip hop come colpito da tutto questo. Iggy, aspetta, che siamo registrati, non ti posso far sentire intero. Questa sarà la musica di molte dirette d'ora in poi, perché l'associo a questo libro. Ma a proposito di questo libro, ma che vi siete messi in testa, che vi siete messi a fare? Voi siete pazzi! Ieri eravate più di 60.000 nella diretta, non faccio in tempo a finire la diretta. Il cazzaro verde va in ristampa, perché era un lapsus freudiano fino a un certo punto, perché proprio in queste ore il cazzaro verde è andato in ristampa per la 15ª volta, 15 volte, 9 mesi dopo va ancora in ristampa. Perché? Perché siete pazzi e perché è stato trainato da questo libricino qua, I cazzari del virus, che non è ancora uscito, ma potete già prenotare su tutti gli store online, anche in edicole e librerie. Uscirà domani, lo troverete da domani ovunque, in tutte le edicole, in tutte le librerie, store online, Kindle, ebook, tutto. Lo potete già acquistare in prevendita. E ieri, finita la diretta, nel giro di un'ora, due ore, questo libro è arrivato ed è tuttora in prima posizione su Amazon. Ma non la prima posizione categoria giornalisti, categoria politica, che già sarebbe ed è tanto. No, primi assoluti, cioè su 100.000 e più libri che ci sono su Amazon, questo è al primo posto. Al primo posto. Siete pazzi. Non mi era mai successo, il cazzaro verde era arrivato terzo. Questo è primo, prima ancora di uscire, ed è già andato in ristampa. Una ristampa bella corposa, tra l'altro, vi dico, perché state correndo. E io quindi volevo anzitutto cominciare questa diretta ringraziandovi, perché io questo libro lo tengo tantissimo. Ne parlerò tanto, perché è un libro a cui voglio bene, voglio che abbia tanta fortuna. Leggerò il più possibile, scusate l'allergia, come direbbe il mio imitatore Renato Minutolo, che mi prende in giro perché lo dico spesso, ma ho l'allergia, quindi purtroppo sto difettaccio qua. Ne parlerò spesso, leggerò anche le vostre recensioni, quelle che lascerete su Amazon o dove le lascerete, dove io le troverò. Ovviamente il libro da domani, se vi interessa, compratelo dove volete. Chiaro che io sono più contento se lo comprate nelle edicole, se lo comprate nelle librerie, perché le librerie sono meravigliose, le edicole sono meravigliose. Però io vi dico anche, ovviamente, compratelo dove volete. Se lo volete comprare su IBS, lo comprate su IBS. Su Amazon lo comprate su Amazon. E intanto grazie, grazie davvero, sia per i cazzari del virus, che ancora deve cominciare il suo volo, ma già lo state facendo volare, sia per il cazzaro verde, e grazie a nome di tutta Pepper First e di tutto il Fatto Quotidiano. Lo sottolineo questo perché c'è qualche fenomeno tra i commenti che dice: sì, ma parli troppo dei tuoi libri, sì, ma fai troppa pubblicità. Allora, ragazzi, intanto è il mio lavoro, perché io scrivo libri non per la gloria, io scrivo libri perché è il mio lavoro. Se io non vendessi libri, se non avessi un giornale, io sarei in mezzo a una strada. Quindi quelli che sono convinti che io debba stare su Facebook 24 ore su 24, gratis, e fare pure quello che vogliono loro, non hanno capito un cazzo di me. Ma soprattutto lo dico anche perché quelli che amano il Fatto Quotidiano, bisogna che un po' ci stiano vicino, ragazzi, perché se noi non prendiamo finanziamento pubblico e poi non ci appoggiate quando facciamo uscire libri, quando usciamo in edicola con il giornale, ragazzi, deve essere un patto. Noi diamo il tutto per tutto, il 100% per voi, ma voi dovete cercare di starvi vicini, perché i giornali non vivono d'aria e i giornalisti e gli scrittori non vivono d'aria. E insisto, questo è anche il nostro libro, perché è il libro che racconta i mesi in cui ci siamo conosciuti, o ci siamo conosciuti meglio, per chi c'era già anche prima di febbraio, su questa pagina. Ovviamente però non parlerò certo soltanto del libro in queste dirette, altrimenti sarebbe noiosissimo, parlerò soprattutto della realtà. Perché non sono in diretta oggi? Non sono in diretta perché in questi minuti sto registrando un programma televisivo che vedrete nei prossimi giorni, e perché tra l'altro alle 20.30 sarò ospite di 8:30 sulla 7, ovviamente il programma condotto da Lilli Gruber, che si sta avviando alla fine della stagione, finirà a fine giugno, come Accordi e Disaccordi, e quindi non potevo fare la diretta alle 19, però faccio questa registrazione. Quali sono le notizie che mi hanno colpito, oltre ovviamente alla ristampa, prima ancora di uscire, di questo libricino al primo posto su Amazon? Grazie, siete meravigliosi. Beh, intanto mi ha colpito Paragone, che ha fatto sapere che lui farà un partito per uscire dall'euro, per abbandonare l'euro, perché non gli piace l'Europa, ed è un progetto meraviglioso, cioè tu fai nascere un partito per uscire dall'euro. Sono contento, perché io non sapevo chi votare, adesso per fortuna c'è Paragone, quindi sono più sereno, sono più felice, sono più rilassato. Peraltro vorrei anche fare i complimenti a quelli che fino all'altro giorno dicevano che i veri 5 Stelle, il vero Movimento 5 Stelle, era incarnato da Gianluigi Paragone. Complimenti, perché se i veri 5 Stelle fossero quelli di Paragone, sareste un partito e un movimento non esattamente affascinante. Ma d'altra parte, ognuno è masochista come vuole e come crede. Poi, ragazzi, purtroppo, ancora questa allergia, io devo
parlare di Salvini. E voi direte ancora Salvini, avete ragione, però Salvini fa delle cose che sono veramente oltre ogni logica. Per esempio, oggi, anzi stamattina, è successo che il presidente del Consiglio Conte ha esortato la maggioranza e l'opposizione ad essere il più possibile uniti. Coesione nazionale per non perdere questa sfida. Recovery plan a settembre, voto alla Camera. Ecco, di fronte a questo appello di coesione nazionale, maggioranza e opposizione, Forza Italia ha detto in qualche modo, bah, noi ci possiamo anche stare. Non è che ci piaccia tanto questo governo, ha detto la Cafagna, ha detto la Gelmini, hanno detto tutti dentro Forza Italia, più che altro le colombe, i falchi col cavolo che vorrebbero stare dentro questo governo, però tutto sommato ci potremmo anche stare o potremmo dare una mano alle riforme. Di sicuro non ci sono stati Fratelli d'Italia e Lega che di fronte all'appello per una coesione cosa hanno fatto? Hanno addirittura abbandonato l'aula. E questo è un grandissimo senso delle istituzioni, perché è bello, perché tu hai un paese in difficoltà e come stai vicino a un paese in difficoltà quando il governo ti dice cercate di aiutarci, te ne vai sbattendo la porta. Non solo, è successo anche un'altra cosa che io trovo semplicemente straordinaria ed è questa, attenzione ragazzi, perché la trovo semplicemente meravigliosa. A un certo punto parla alla camera, qui ho il computer, non è che sono improvvisamente pazzo che guardo un luogo imprecisato, non lo vedete ma qui c'è il computer. A un certo punto parla alla camera tale Filippo Sciarra, che è un deputato del Movimento 5 Stelle. Io francamente non l'avevo mai sentito nominare, ma questa è una colpa mia, non c'entra niente, è ignoranza mia. A un certo punto Filippo Sciarra dice chi ha puntato sul fallimento delle trattative in Europa sono state le nostre opposizioni. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno sperato nella sconfitta degli italiani, queste opposizioni non sono all'altezza di questo tragico momento. Apriti cielo, bagar, baruffa, Forza Italia no, Fratelli d'Italia o di La Russa come la chiamo io che si incazza da morire, la Lega che si incazza da morire, bagar in Parlamento. E io mi sono domandato, e adesso che ho riletto con voi queste parole, mi domando di nuovo, e cosa avrebbe detto mai di così strano questo tale Filippo Sciarra, deputato del Movimento 5 Stelle? Chi ha puntato sul fallimento della trattativa in Europa sono state le nostre opposizioni. Verissimo. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno sperato nella sconfitta degli italiani. Di fatto purtroppo è vero, e c'è poco da fare, perché se avessimo perso con l'Europa, se perdessimo con l'Europa, automaticamente per la proprietà transitiva perderebbero anche gli italiani. Queste opposizioni non sono all'altezza di questo tragico momento e questo è inattaccabile. Queste opposizioni, cara la mia Meloni, caro il mio Salvini, non sono all'altezza della situazione tragica che stiamo vivendo. C'è poco da fare. Poi voi vi potete anche incazzare perché non volete che vi si dicano queste cose, ma è un dato di fatto. Non siete pronti per questo momento tragico e devastante. O perché vi manca proprio qualcosa strutturalmente, o perché non volete essere pronti, il che sarebbe anche peggio. Perché voglio dirvi tutto questo? Perché abbiamo veramente un'opposizione pietosa e orrenda. Un'opposizione che dice le cose giuste soltanto quando sbaglia, perché nel suo intervento al Senato Salvini a un certo punto ha avuto anche il coraggio di dire una cosa meravigliosa, perché ha detto, chiaramente sbagliando perché voleva dire tutt'altro, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone. Poi ovviamente si è corretto perché voleva dire i porti aperti. In realtà aveva detto la cosa giusta prima. I porti chiusi condannano a morte migliaia di persone. Sapete quei lapsus freudiani? Quando ti escono e poi dici accidenti, non lo volevo dire però mi è uscita la verità. E questo è quanto. Salvini diciamo che è condivisibile soltanto quando sbaglia e dice l'opposto di quello che vorrebbe dire. A proposito di Salvini, io torno su due cose, prima di salutarvi per questa Scanzi Live indifferita, torno con due notizie che riguardano sempre Salvini che mi hanno colpito in maniera diversa. La prima è questa. A proposito del momento terrificante, sciatto e eticamente discutibilissimo di Salvini che si strafogava di ciliegie mentre Zaia parlava di bambini morti in un ospedale di Verona, di fronte alle critiche Salvini ovviamente ha buttato la palla in tribuna come fa sempre e ha scritto quelli del PD sono da ricovero, ma pensate a dare la cassa integrazione ai lavoratori e soldi veri alle imprese, altro che ciliegie, alla faccia dei compagni, viva le eccellenze della nostra agricoltura. Ora se lui fosse serio bisognerebbe dirgli hai qualche problemino, in realtà lui ovviamente ci gioca, ci marcia perché è molto più intelligente di quello che sembri, anche se in questa fase è particolarmente in difficoltà e molto confuso. Il problema, amico mio, si fa per dire a Salvini, non è che tu stessi mangiando delle eccellenze vere dell'agricoltura italiana, il problema è che le stavi mangiando, anzi ti ci stavi abbuffando scenamente ed esteticamente in maniera riprovevole, mentre un tuo collega di partito, nonché governatore di una regione importante come il Veneto, stava parlando di bambini morti. Quella è la cosa grave, non che tu mangiassi ciliegie, ma che tu le mangiassi, peraltro male, peraltro in maniera
proprio ingorda e sozza mentre si stava parlando di quell'argomento lì. Non ci prendere per il culo, perché il problema non era l'oggetto che stavi mangiando, il frutto che stavi mangiando, ma era quando e come lo stavi mangiando. Questa era la prima cosa che mi ha colpito negativamente tra le mille del nostro amico Matteo Salvini. La seconda cosa che mi ha colpito di Matteo Salvini, mentre adesso non riesco più a trovare il punto, ecco, la seconda cosa che io trovo veramente discutibile di Matteo Salvini è i suoi toni sistematicamente provocatori, sistematicamente eccessivi e sistematicamente sbilenchi rispetto alla realtà. È come se noi stessimo vivendo un momento di difficoltà terribile e lui continuasse a far finta di niente, continuasse a utilizzare quella velocità, neanche da crociera, quella velocità da bulldozer che utilizzava fino a gennaio e che gli aveva comunque permesso di sfiorare addirittura la vittoria in una regione a lui solitamente avversa come l'Emilia-Romagna. Veniva da pensare, sarebbe venuto da pensare, forse la pandemia insegnerà in qualche modo a Matteo Salvini a utilizzare dei toni diversi. Evidentemente o non conosce quei toni o non li vuole utilizzare. E in questo senso, a proposito di pandemia e a proposito di Salvini, io non mi stancherò mai di ripeterlo, l'ho detto anche ieri ospite di Carta Bianca, di Bianca Berlinguer su Rai 3, non mi stancherò mai di dire che io ne ho piene le palle e sono incazzato nero nel vedere come da settimane, per l'esattezza dal 2 giugno, Matteo Salvini di lavoro sia un creatore e un propagatore di assembramenti. Poiché ci sono dei settori come quello del teatro, come quello della musica, che non possono neanche organizzare mezzo concerto, poi forse da metà giugno, da ora in poi un po' sì, ma finora non lo potevano fare giustamente, a meno che non si rispettassero delle distanze di sicurezza enormi. Poiché il calcio non ha potuto aver luogo fino all'altro giorno e adesso è cominciato e anche lì se ne può discutere, poiché molti sport ancora non sono ricominciati, neanche sport non di contatto come il tennis, ecco, io non capisco, e questo mi fa veramente incazzare, perché tanti settori giustamente debbano rispettare le regole, e sottolineo giustamente, teatro, musica, eccetera, eccetera, e ci sia uno come Matteo Salvini, leader dell'opposizione, leader del partito, stando ai sondaggi, più votato o più votabile, in Italia, dagli elettori italiani, e questo è preoccupante per la maggioranza degli elettori italiani, maggioranza relativa degli elettori italiani, e questo leader della Lega possa fare quello che vuole e di lavoro possa fare l'organizzatore e il generatore di assembramenti, cioè di qualcosa che potrebbe rivelarsi fra 2, 3, 4 settimane una bomba pandemica e un focolaio. Questo è, secondo me, inaccettabile, riprovevole eticamente e clinicamente, nonché politicamente, e faccio, rivolgo e mando un plauso a chi? Mando un plauso a Tiziana Panella, che se non sbaglio 2 giorni fa, durante una puntata di Tagadà, ha fatto tana in maniera molto garbata a Salvini, che continuava a fare lo smargiasso, continuava a fare il gradasso, continuava a dire sì, ma evidentemente queste sono le priorità di Tagadà, sono le priorità della mascherina, della distanza, ma non è questo il problema. E giustamente la Panella, con grande garbo, le ha detto: amico mio Salvini, mi sembra che i morti siano più di 34.000 a oggi in questo paese. Io tendo a fidarmi più degli scienziati, dei virologi, che ci hanno detto, dopo averci capito poco anche loro, che bisogna rispettare determinate regole. Se non si rispettano determinate regole, si può creare qualcosa di estremamente pericoloso. L'hanno capito tutti, tranne Salvini. E questa è una cosa che io non perdonerò mai a Matteo Salvini, perché è inaccettabile che uno come lui possa organizzare seraficamente delle manifestazioni che si trasformano puntualmente in assembramenti senza rispetto della distanza di sicurezza minimo e quasi sempre con qualche persona che non tiene la mascherina. A volte persino Salvini non la tiene semplicemente per fare dei selfie o per fare 2 chiacchiere con meno di 1 metro di distanza con una signora o con un signore. Questo vi volevo dire, ragazzi. Adesso vado a prepararmi per gli impegni televisivi. Vi ringrazio ancora e se vi va, ovviamente, acquistate dove volete I Cazzari del Virus, edito da Paperfest, cioè dal Fatto Quotidiano, che trovate già, potete prenotare ovunque, ma che da domani troverete in ogni edicola, in ogni libreria, in ogni store online, e esce già, anche come ebook, anche come versione Kindle, quindi lo trovate come volete. E grazie, grazie, grazie per avermi catapultato e averci catapultato al primo posto su Amazon, nonché già alle prese con una prima ristampa, prima ancora di uscire, roba da matti. Grazie, ci vediamo domani e domani ci vediamo in diretta. Vi voglio bene. Ciao belli.